Buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Cerco di non urlare perché c'è gente sopra che abita. Allora, finalmente vi mostro il nostro laboratorio negozietto. Parto subito da fuori. Siamo all'interno di un cortile, di un cancello. Vi faccio vedere adesso la parte esterna, appunto, di Chivasso, perché ci troviamo a Chivasso, ma vi faccio vedere adesso cosa c'è perché siamo vicino Pasqua, quindi il cartello è per Pasqua. Poi ci sarà una targa fuori dove ci sarà indicato che cosa c'è all'interno e tutto quanto, però per il momento è così perché stiamo aspettando ancora le ultime cose burocratiche per poter mettere la targa fissa fuori. Comunque vi faccio vedere, vi giro la telecamera. Allora, scusate il rumore delle auto, abbiamo messo dei palloncini, questo è il cartello, ve lo faccio vedere di qua, va, anche se è un po' scivolato dal vento. Adesso per Pasqua, che siamo aperti giovedì e venerdì, poi appunto da questo cancello si entra di qua, cammino un po' più veloce. Allora, abbiamo fuori questo mezzo banchetto che lo cambiamo ogni volta che abbiamo delle piante differenti, perché così almeno variamo sempre. Quindi qua ci sono un po' di piante senza vaso, piantine col vaso, piantine decorate, non so come dire, adesso c'è l'ovetto di Pasqua perché appunto siamo in Pasqua. Comunque, questa è la nostra entrata. Ecco qua. Allora, qui abbiamo le due fioriere che erano già lì quando siamo arrivati, quindi secondo noi, cioè, vedere questa cosa da fuori secondo me è meraviglioso. Peccato che all'interno di un cortile, quindi non è proprio a vista, a portata se uno passa dalla strada, però chi ci conosce ci può venire a trovare. Comunque, entriamo. Abbiamo qui la botola, vi farò vedere poi i lavori che abbiamo fatto perché non era così. Cercherò nel video di mettervi qualche cosa del prima e del dopo, vediamo un po' come l'ho imposto. Allora, abbiamo di qua questo mobile antico con all'interno una serie di candele. Queste candele qua, scusatemi, sono della linea Veloutière. E sono delle candele super profumatissime. Su Instagram cerco sempre di pubblicizzare qualcosa per farvi vedere. Facciamo anche spedizione, quindi per prezzi, per qualunque cosa potete scrivermi o vi lascio qui l'indirizzo per seguirmi su Instagram, così ci scriviamo più direttamente, oppure vi lascio l'email per potermi scrivere e chiedere anche solamente curiosità, i prezzi, queste cose più piccole. Poi qui sotto invece abbiamo questo profumatore con ceramica di Capodimonte, al profumo di melagrana, mi conferma mia sorella. Poi, e qui sono dei profumatori, queste invece sono delle candeline che sono secondo me delle belle idee anche come bomboniera. E sono veramente molto carine. Vengono confezionate in scatole bianche e vengono poi appunto incartate come piace, dipende dall'occasione. Possono essere anche regalate così, semplicemente. Qua c'è un'idea sempre di una bomboniera con un altro tipo di candela, che adesso poi vi mostro che ce l'abbiamo da un'altra parte. Questa è lì perché è venuta una cliente che doveva sceglierle. E, boh, poi abbiamo delle piantine e quest'altra linea di profumatori che sono Erbolinea. Abbiamo la linea classica con diverse profumazioni e la linea Prestige. Di queste abbiamo solo due misure, quindi questa piccola che è da 100 ml e quella più grande che vi farò vedere dall'altra parte che è da 200 e 250, ma ora vi spiego anche il perché. Comunque, mi giro e vi mostro un po' il tutto. Ecco qua, poi qui abbiamo questo spe... Ah no, ma vi devo far vedere questo qua sopra che è meraviglioso. Qui c'era un semplice tubo di ferro, mia sorella ha avuto questa idea di mettere questo grande cestino con l'eucalipto sopra e quelle foglioline lì. Ed è veramente bello, sembra un lampadario, in realtà è semplicemente un cestino. Comunque, abbiamo questa mega maxi cornice. Queste sono le idee di mia sorella, delle idee veramente pazzesche e ha super idee, cioè delle cose eccezionali. Allora, abbiamo qui lo specchio rotondo con sotto questo mobiletto, con sempre delle piantine. E dei bicchierini, questi qua sono quelli che ha preso mia cugina, che l'avete visto nel suo video, che ho messo anche spesso su Instagram, con all'interno i semini. Questi qua basta veramente aprire la bustina all'interno, mettere il semino dentro e poi vi crescerà la piantina.
Della linea di profumazioni che vi ho fatto vedere, Prestige e Classiche, abbiamo anche gli spruzzini che sono per l'ambiente e anche i tessuti. Quindi, se vi capita, come dico ai clienti che vengono a trovarmi, di friggere o che vi arriva un ospite all'improvviso, due spruzzate e aiuta un po' a camuffare quell'odore di fritto che spesso ci può dar fastidio. Poi abbiamo qui, va bene, dei fiori freschi, delle piantine fresche comunque, una porta dove abbiamo attaccato delle piccole ghirlandine. E dei fuori porta, o comunque possono essere anche messi su una pianta da regalare comunque per Pasqua. Di qua abbiamo una finestra che non c'entra niente con noi, ma abbiamo tutta la linea qui sopra. Una nuova profumazione che abbiamo preso che è zenzero e limone. Ci sono sia le candele che gli spruzzini per l'ambiente e i tessuti, i profumatori, gli spruzzini più grandi. E poi lì sopra ci sono le diverse misure di profumatori. Poi abbiamo un po' di cestini, un po' di cosine così, adesso vi faccio vedere. Ah, lì abbiamo i profumatori dell'auto che ho sempre pubblicizzato su Instagram. E qui invece vi faccio vedere il tavolo di Pasqua, che secondo me è veramente bellissimo. Abbiamo un po' di cosine comunque. Cerco di andare lenta così riuscite a vedere tutto per bene. Ma poi comunque potete sempre andare indietro e riguardarlo. E per abbellire di più Pasqua abbiamo preso anche questa tovaglia pasqualetta, che secondo me ci sta proprio bene. Comunque, poi ci giriamo da questa parte dove abbiamo il bancone. Lì c'è mia sorella che sta lavorando. Ciao, sister. Faccio due passi indietro perché vicino alla porta d'ingresso, di fronte all'altro mobile, abbiamo quest'altro mobile qua, dove ci sono altre cose. Quindi abbiamo delle altre piantine. Qui abbiamo i campioncini di profumatori, quelli lì bianchi e neri, Classic e Prestige. Vi dicevo della misura perché la bottiglia bianca contiene 200 ml e la bottiglia nera ne contiene 250, per quello vi dicevo 2250. Ma abbiamo solo queste due misure di alcuni profumatori. Poi ci siamo comprate per il nostro negozietto questo vin di vino che è buonissimo, ci è piaciuto un sacco, quindi l'abbiamo scelto per noi. Poi qui abbiamo sempre una piantina, qua abbiamo delle composizioni, adesso c'è il sole, magari non si vede benissimo, metto davanti, ok. Delle composizioni con le rose stilizzate, queste sono delle cose extra che ho appoggiato perché facevano un po' più bellino, secondo me. Qui. Quindi queste composizioni qua sono quelle che rimangono così a vita, cioè proprio non si toccano, non si sgualciscono, cioè vabbè, ovviamente ci andrà un po' di polvere sopra, però basta spolverarle un po' e rimangono così. Qui invece c'è un'altra linea di candele, che sono delle candele artigianali, queste qua, non fatte da noi, ma c'è una piccola azienda nella provincia di Torino che ce le prepara apposta e sono super profumate anche queste e si possono poi decorare in vari modi. Queste le abbiamo prese perché abbiamo avuto una richiesta per delle bomboniere per il battesimo e quindi ne abbiamo prese un po'. Comunque, poi abbiamo qui delle altre cosine carine, qui abbiamo sempre le candele. Comunque mi giro dalla parte del bancone. Poi qui abbiamo preparato un piccolo banchetto per i clienti che verranno a trovarci oggi. Lì abbiamo due tazze che sono state prenotate, devono venirle a ritirare. Poi abbiamo qui le matitine piantabili, delle piantine. Adesso faccio il giro, così abbiamo anche Satisfay. Allora. Qua c'è un po' di disastro, ma come dietro tutti i banconi c'è sempre un po' di pasticcio perché si mette tutto lì dietro e boh. Allora, qui abbiamo creato due ripiani perché qui voi dovete capire che non c'era assolutamente nulla. C'era un ripiano lì, però mio cognato e mio zio l'hanno rivestito con delle tavole di legno per renderlo un po' più caldo, un po' più accogliente. Comunque, questo è quello che abbiamo. Adesso non vi sto ad elencare tutto perché se no vi faccio un video di 8 ore e mezza. Ma come vedete ci sono un po' di candele, un po' c'è il putpourri, le candele anche qui, dei cestini. Qui abbiamo sempre un altro ripiano, altri due ripiani, scusatemi, con sempre cestini e cose per fare composizioni, per fare decorazioni e tutto il resto. Il banco da lavoro è un semplice banco di legno, quella è di mia sorella, della comunione di mia nipote.
la dobbiamo poi allestire con dei fiorellini perché poi la usiamo, però per il momento sta lì, mi piace come ci sta quel bianco in mezzo al legno, ci sta benissimo. Qua c'è un po' di pasticcio e anche un po' di succhi che serviranno appunto per chi verrà a trovarci oggi. E qua mia sorella sta creando una ghirlanda di Pasqua. Allora, andiamo qua un fiocchettino, il cestino. Comunque ti lascio all'opera. Grazie. E boh, va bene, qua poi sul bancone abbiamo poi lì tutti i nastrini, le cose che ci servono. Da questa parte abbiamo appeso della carta, lì c'è uno specchio, qua ci sono io. E abbiamo queste due finestrone belle che ci fanno entrare un sacco di luce. Da questa parte qua dove teniamo i fiori freschi e qua abbiamo un tavolino dove lo adibiamo un pochettino a vetrina o comunque mezzo sgabuzzino, mezza vetrina, un po' così. E qua ci sono le altre candeline che dobbiamo finire di preparare appunto per quel battesimo che vi dicevo prima. E qua abbiamo dei fiorellini freschi. E questo è il nostro laboratorio barra negozietto. Come avete visto è veramente piccolino, ma ci sono un sacco di cose. Per chi è vicino e ha piacere di venirci a trovare, trovate i numeri su Instagram, i numeri di telefono che abbiamo per il nostro lavoro. E niente, siamo a Chivasso e non so che altro dirvi, questo è. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia tolto questa curiosità di sapere com'era questo laboratorio barra appunto negozietto. E niente, io vi saluto e vi do appuntamento come sempre al prossimo video. Ciao!